È partita la 42esima edizione del Fuoco del Perdono, una parte fondamentale nel dossier per il riconoscimento della perdonanza celestiniana come patrimonio immateriale dell'UNESCO conferito nel 2020. Apparentemente più povera, in realtà lo spirito è sempre lo stesso. Il problema del Covid ci ha costretto a cambiare completamente il programma previsto, tant'è che abbiamo potuto accogliere molto meno persone, senza fiaccole, con la distanza, con le mascherine. Speriamo che l'anno prossimo sia possibile riprendere le cose come è sempre stato. Comunque lo spirito, come dicevo prima, rimane lo stesso, lo spirito di amicizia e di perdono che lega i territori dell'Aquilano con il fuoco che parte qui dal nostro eremo e che grazie a questo fuoco ha consentito la perdonanza di diventare bene immateriale dell'UNESCO. Il cammino, condotto dall'Associazione Fuoco del Morrone, è iniziato ieri sera dall'eremo di Sant'Onofrio a Sulmona. Anche se in modalità ridotta, il fuoco attraverserà la Valle Peligna, la Valle Subequana, l'Altopiano dei Navelli, fino all'Aquila, dove il 23 agosto aprirà la 727esima perdonanza celestiniana. Speriamo che non sia soltanto il Covid a resistere, comunque ad impedire la felicità di questa riconciliazione fraterna, almeno come grande ideale, come interesse generale. Speriamo che ci sia una buona volontà, anzi più grandi sono le difficoltà che stiamo affrontando in questo periodo e penso più necessaria è questa gioia della perdonanza, questa prospettiva, perché prima o poi dovrà essere una perdonanza. Prima o poi saremo stufi di condannarci gli uni gli altri. Certo, il riconoscimento UNESCO per noi è sicuramente una marcia in più, ma è un riconoscimento molto particolare perché la motivazione che lo ha determinato è strettamente legata a questo senso di comunità, a questo senso di comunità che viene espresso proprio da questo cammino del perdono. E posso dire che forse questa sera si avvia proprio la nuova edizione dell'anno 2021 della perdonanza, che poi verrà sancita in modo formale con l'accensione del tripode proprio il 23 di agosto. E quindi questo senso forte di comunità, che poi chiaramente viene rappresentato anche da quello che è il corteo storico, che rievoca quello che è stato il festeggiamento nel giorno dell'incoronazione al soglio pontificio di Celestino V, di Papa San Pietro del Borrone Celestino V, e sono due elementi che sono strettamente connessi ed è questo quindi il senso che noi dobbiamo portare avanti. Per me questa è la 12ª edizione. Ho cominciato la prima volta nel 2010, quando ero vicepresidente della provincia dell'Aquila, e la cosa bella, bellissima di questa prima tappa è la presenza dei tantissimi giovani che, nonostante le restrizioni, nonostante questo clima anche un po' sottotono, i giovani non hanno fatto mai mancare la loro presenza, la loro vivacità e il loro affetto.